la prima cosa buona che ho visto nell'ASL di Lecce è l'altra faccia della nostra sanità. Il neo direttore generale Valdo Melone spalanca le porte al centro IMID di Campi Salentina e assicura il sostegno pieno al progetto di creazione di una rete di servizi pluridisciplinari integrati per fronteggiare le cosiddette malattie infiammatorie. Il tavolo tecnico convocato a Palazzo d'Orno è l'inizio di un percorso a tappe che dovrà dare al centro le gambe per iniziare a correre davvero e per realizzare studi epidemiologici, primo fra tutti il registro per le malattie infiammatorie croniche del Salento, oltre alla sperimentazione già avviata dell'utilizzo delle cellule staminali per la cura. Se l'ASL individua nell'ospedale di Campi, al di là adesso dei fatti meramente riorganizzativi che mi rendo conto essere abbastanza difficili in questa fase, ma riesce ad individuare finalmente sulla base di indicazioni regionali un percorso unificato, ecco, noi siamo prontissimi con l'avallo del territorio a cominciare finalmente a dare senso a una serie di battaglie che effettivamente sono durate diversi anni. Modello unico a livello nazionale, la IMID Unit ha dovuto però finora fare i conti con personale ridotto e spazi angusti all'interno di un presidio semivuoto, qual è il San Pio da Pietralcina, destinato a diventare un presidio territoriale. Certamente hanno lavorato e continuano a lavorare in altre condizioni, però la riconversione dell'ospedale di Campi in realtà è una condizione che apre delle possibilità importanti, su questa ragione assolutamente. Al centro dell'attenzione di questo progetto il monitoraggio dei fattori causali e di rischio ambientali, che spiega anche la partecipazione a pieno titolo da parte della provincia di Lecce. Il Salento deve diventare una terra in cui la salute pubblica e il territorio sono esattamente al centro dell'attenzione.